La tragedia delle foibe ricordate nella testimonianza di Anna Maria Bruno, figlia di una vittima, Luigi Bruno, poliziotto nisseno in servizio a Fiume, caduto sotto la furia dei partigiani comunisti jugoslavi di Tito. In molti vennero gettati vivi dentro le foibe, voragini naturali sull'altipiano del Carso. Anna Maria Bruno ha parlato della sua storia a cuore aperto agli studenti che hanno partecipato a un incontro al centro Abate. L'amministrazione comunale ha intitolato una via a Luigi Bruno, quella che collega Via delle Calcare con Via Pietro Nenni. Vi proponiamo un brano della struggente ricostruzione di Anna Maria Bruno. La versione integrale andrà in onda questa sera dopo il telegiornale. Mio padre, come avete visto, era un poliziotto, un agente di pubblica sicurezza in servizio presso la questura di Fiume. Quando entrò Tito il 4 maggio a Fiume, fu ordinato di presentarsi in questura lui e tutti gli altri poliziotti per consegnare le armi. Mio padre, come avete visto, da buon poliziotto, si presentò e si preparò per andare in questura a fare il suo dovere. La cosa, mia mamma, che sapeva già delle sparizioni che erano successe e quello che succedeva, come tutte le donne più apprensive, dice: Luigi, non andare, datti malato, fai finta che hai la febbre, lascia che si calmino le acque e poi... Ma mio padre quasi è arrabbiato, dice: come, io non vado a fare il mio dovere, io ho fatto sempre il mio dovere, non ho fatto mai male a nessuno, io vado, perché se io non vado vengono qua i soldati titini e mi vengono a prelevare a casa e faccio spaventare a te e alla bambina. Se non che mio padre si stava preparando. Mentre si stava preparando per uscire, la cosa che insospettì mia madre ancora di più fu che venne un collega a casa e prende lui. Luigi dice: sei pronto? Andiamo insieme. Mia mamma dice: ma perché questo è venuto a prendere? Dice: comunque mio padre era già pronto. Però davanti alla porta, mentre ci stava salutando, questo traditore che io chiamo Giuda disse a mio padre: senti Luigi, aveva mio padre l'orologio da taschino, la penna, un cappotto insomma buono, dice: senti Luigi, lasciali questi affetti personali a tua moglie, l'orologio, la penna, metti un cappotto più dimesso, perché i titini sono gente barbara, dice, te li sequestrano. E tu, mio padre in buona fede, e sempre dico non era uno sprovveduto, però lasciò l'orologio, come avete visto, che io conservo come una reliquia. Lasciò l'orologio, la penna e si avviò, mi abbracciò, io piangevo. Anna, non piangere, papà torna presto. Quella fu l'ultima volta che io vidi mio padre. Mio padre non se ne andò. La stessa sera quel collega traditore, Giuda, tornò dalla sua famiglia, ma mio padre non tornò più. Allora mia mamma, la stessa sera, non so se sera o l'indomani, andò a chiedere notizie in questura, presso la questura di Fiume. E le fu detto: signora, non si preoccupi, perché tutti i poliziotti, i guardi di finanza e civili, tutti i militari e civili, si trovano rinchiusi nel carcere di Fiume per degli accertamenti. Davanti il carcere di Fiume, nel piazzale antistante, c'era una moltitudine di gente, perché giustamente tutti erano andati per chiedere notizie per i propri cari. Mentre eravamo in attesa lì in questo spiazzale, mia mamma ebbe l'idea, che poi si rivelò un'idea infelice, ma purtroppo, dice: Anna, mentre siamo qua, chiama papà, fatti sentire che siamo qua. E allora io, con quanta voce avevo in gola, comincio a chiamare papà, papà. E ad un certo punto, dalla cella dove si trovava mio padre, uscì una mano e mi salutò e chiamò Anna. A quel punto io, mia mamma dice: guarda, c'è papà lassù. Allora io: papà, papà, continuai a chiamare. Non l'avessi mai fatto. Uscì dalla porta del carcere questi drusi armatisi nei denti e cominciarono a mitragliare sulla folla lì radunata. Tutti. Non so se sono, quante persone sono morte, ferite. Ricordo solo che mia madre mi prese per mano, mi disse: Anna, scappa, corri, corri. Scappammo disperate, arrivammo a casa trafelate e piene di paura. L'indomani, imperterrita, tornammo nuovamente davanti il carcere di Fiume. Questa volta c'era meno gente, non c'era quella, molti forse erano morti, molti impauriti. E noi là, allora mentre eravamo là, mia mamma, questa volta volutamente, dice: Anna, chiama papà, fai sentire che siamo vive, perché sicuramente avrà sentito la mitragliata, fai sentire che siamo vive.
Allora io chiamai, papà, papà, ma questa volta non spuntò nessuna mano, né sentimmo solo come un debole lamento. Poi ci dissero che mio padre, sicuramente per avermi chiamato, era stato torturato. Un giorno, mentre io ero nell'altra stanza, sentì mia madre che piangeva, soffocata, disperata. Allora corsi, dico, mamma, mamma, che hai? Allora mia mamma mi abbracciò forte e mi disse, Anna, non guardare più la porta, perché io guardavo sempre quando bussavano, dico, ora pensavo, ora apri la porta e mi spunta papà. Questo era il mio desiderio. C'è inutile che guardi, Anna, la porta, perché papà non c'è più, e non tornerà più. Era arrivata una lettera, io conservo tutti i documenti, c'era quella, non l'ho potuta conservare perché mia madre la fece in mille pezzi. È arrivata una lettera dove comunicavano molto freddamente: signora Bruno, non stia più a chiedere notizie, a scrivere, perché Luigi Bruno è morto. E io in quel momento ho capito di aver perso non solo mio padre, la mia famiglia e la mia infanzia. Io non sono stata più una bambina.